Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme un risotto buonissimo con crema di peperoni e stracciatella. Madò, solo a guardarlo non vi viene l'acquolina? Pulite i peperoni e tagliateli. Eliminate i filamenti e trasferiteli in una ciotola. Versate nella padella l'olio, aggiungete le cipolle, fate rosolare e quindi unite i peperoni tagliati. Aggiustate di sale e pepe, aggiungete il basilico e lasciate insaporire per qualche minuto. Quindi aggiungete un bicchiere d'acqua. Coprite e proseguite con la cottura. Di tanto in tanto controllate, a necessità aggiungete ancora acqua. Quando i peperoni saranno ben morbidi e cotti, li frullate con un frullatore a immersione fino ad ottenere una crema liscia e vellutata. Nel frattempo preparate il brodo vegetale. Tostate il riso. Sfumate con vino bianco. E lasciate evaporare completamente la parte alcolica. Aggiungete adesso poco alla volta il brodo sempre bollente. Mescolate, aggiungete ancora brodo e proseguite con la cottura del risotto, sempre aggiungendo brodo vegetale bollente all'occorrenza. A metà cottura aggiungete la purea di peperoni. Mescolate e proseguite la cottura. Assaggiate il risotto e aggiustate di sale. Fuori dal fuoco aggiungete il parmigiano, mescolate e quindi unite la stracciatella. Mescolate ancora e lasciate riposare il risotto per qualche minuto. A questo punto il vostro risotto è pronto per essere servito. Aggiungete ancora stracciatella, dimenticandovi della dieta. Una bella macinata di pepe che a me mi piace assai. Decorate con foglie di basilico e mangiate questo risotto che è proprio buono assai. Ciao!